Eccoci, quindi è il giorno delle misure presentate da Matteo Renzi con una conferenza stampa che qualcuno definirà inevitabilmente un po' all'americana o una televendita, ma insomma una conferenza stampa in cui sono state annunciate misure sicuramente di impatto, su cui si è già aperto il dibattito, la più importante delle quali, forse l'avete seguita nella nostra lunga diretta, è l'impegno di versare nella busta paga di maggio 100 euro al mese, quindi 1.000 euro all'anno per i lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 25.000 euro all'anno. Si tratta di 10 milioni di persone e sono stati accantonati per questo, individuati, per meglio dire, 10 miliardi di euro. Questa è la misura più importante della conferenza stampa, ma ce ne sono tante altre. In una giornata che è ricca di molti altri fatti, una volta tanto per la gioia di chi non l'apprezza, il commento di introduzione al telegiornale finisce qui tra 30 secondi i titoli. Vale 10 miliardi e riguarderà 10 milioni di italiani. Il piano presentato da Matteo Renzi per rilanciare economia e lavoro. Si tratta di, come sappiamo, 1.000 euro netti all'anno per i lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 25.000 euro lordi. Oltre a quella misura che parte dagli stipendi di maggio, ci sono anche il taglio del 10% dell'IRAP per le imprese, che sarà coperto con l'aumento dal 20 al 26% delle tasse sulle rendite finanziarie, il taglio del 10% anche dei costi dell'energia per le imprese e tra le altre misure anche 3 miliardi e mezzo per l'edilizia scolastica, il piano casa che vale 1 miliardo e 700 milioni e saranno saldati tutti i debiti della pubblica amministrazione. Dopo 8 giorni di dibattito e votazioni contrastate via libera della Camera, la nuova legge elettorale con 365 voti a favore, 156 contrari, 40 astenuti, ha retto così alla fine l'accordo tra Renzi e Berlusconi. Ora l'Italicum passa al Senato con tutte le tensioni che hanno caratterizzato le questioni, soprattutto legate alla parità di genere e non solo, che hanno spaccato il Partito Democratico. Intercettato ancora in carcere, Totò Riina ha svelato alcuni dettagli dell'attentato di Via D'Amelio in cui 22 anni fa persero la vita Paolo Borsellino e le persone della sua scorta. Il telecomando usato per l'attentato sarebbe stato azionato nel citofono dell'abitazione della madre del giudice, dove Borsellino stava arrivando. Il capo dei capi di Cosa Nostra lo avrebbe svelato in uno dei suoi colloqui col boss pugliese Lo Russo e l'ha definito un colpo di genio. Per alcune ore oggi New York è tornata a vivere l'incubo degli attacchi terroristici del 2001 a Harlem. Un'esplosione fa crollare 2 edifici a causa di una fuga di gas. E 2 le vittime, una ventina di feriti, ma anche numerosi dispersi. La segnalazione del guasto e quindi del pericolo è arrivata troppo tardi, appena un quarto d'ora prima dell'esplosione, ha detto il sindaco de Blasio. Buonasera, ecco quindi il mercoledì delle prime misure che dovevano essere shock per l'economia e il lavoro, preannunciate da Renzi e presentate nel tardo pomeriggio di oggi. Una, innanzitutto, farà scalpore, farà notizia, farà rumore e farà discutere, soprattutto per le sue coperture. Quei 10 miliardi che dovranno servire ad aumentare di 1.000 euro netti gli stipendi dei lavoratori dipendenti fino a 25.000 euro di guadagno all'anno. Non è molto difficile. Ci sono 10 milioni di persone che prendono 10 miliardi di euro da parte dello Stato italiano.
Era questo il momento più atteso della conferenza stampa post Consiglio dei Ministri, quello in cui il Premier Matteo Renzi avrebbe dovuto annunciare il taglio dell'IRPEF a vantaggio di lavoratori dipendenti e assimilati, dunque anche i co-co-co. Un taglio basato sulla regola del 10 miliardi per 10 milioni di italiani interessati, quelli che in pratica guadagnano tra gli 8 e i 25-30 mila euro lordi annui, ma anche la regola del multiplo di 10, ovvero di quei 1000 euro che, a spanne, secondo quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio estra anticipato dai giornali, dovrebbe ritrovarsi in tasca alla fine dell'anno un lavoratore dipendente con uno stipendio di 1.000-1.500 euro al mese. Queste le linee guida, ma ci sono due domande cui Renzi doveva rispondere: quando e come, nel senso di con quali soldi verranno coperte queste uscite, sul quando il Premier si è dovuto arrendere alla mancata approvazione in Consiglio dei Ministri di un provvedimento di efficacia immediata, solo, appunto, un'informativa, niente 27 aprile come data da cerchiare in rosso per i lavoratori dipendenti italiani, il tutto slitterà di un mese perché si partirà da quello di maggio. Ci hai provato a partire il primo aprile, non ce la fai e parti il primo maggio. Sì, vero, perché sennò sembra di quella volpe e l'uva. No, ce l'ho fatta. Il problema però è che sono 20 anni che dicono che vogliono abbassare le tasse, una volta che qualcuno le abbassa, fateci anche le pulci perché le abbiamo abbassate il primo di maggio anziché il primo aprile. 10 miliardi che, ha sottolineato il Premier, non arriveranno da alcun aumento della tassazione, ma dai proventi della spending review di Carlo Cottarelli, stimati in 7 miliardi nel 2014, sebbene era stato lo stesso Cottarelli in Senato a dichiarare che i risparmi possibili a questo punto dell'anno erano quantificabili in 3 miliardi. Gli altri 3, ma anche molti di più, secondo Renzi, possono essere attinti dal margine di spesa garantito da un rapporto deficit-PIL previsto per quest'anno al 2,6% e che può arrivare fino al 3 con lo 0,1% che vale 1,6 miliardi, ma anche dal ritorno dell'IVA derivante dallo sblocco del pagamento dei debiti arretrati della pubblica amministrazione e dal risparmio sugli interessi sul debito. Queste ultime in realtà tutte misure una tantum e non strutturali come vorrebbe l'Europa. E sempre sul fronte cuneo fiscale Renzi, un po' a sorpresa, ha annunciato anche il regalo tanto richiesto dalle imprese, quel taglio del 10% dell'IRAP da finanziare con la rimodulazione della tassazione sulle rendite finanziarie che passerà dal 20 al 26%, botte esclusive. Inclusi naturalmente, che rimarranno al 12,5%. Quindi misure, soprattutto ovviamente la misura sui soldi in più ai lavoratori dipendenti a minore reddito, è destinata evidentemente a parlare direttamente al Paese. Una misura del resto che riguarda 10 milioni di lavoratori è una misura di ampio possibile consenso e non è un caso che il Governo l'abbia annunciato praticamente in contemporaneità con le elezioni europee che si svolgono proprio alla fine di maggio, nei giorni in cui arriveranno le buste paga con quei 100 euro in media in più, ma questo lo ha confessato candidamente lo stesso Renzi. Però le misure sono anche altre, dopo le quali sentiremo anche ovviamente dei commenti a favore e non. IRAP, imprese sociali, auto blu, scuola, giovani, è lungo l'elenco dei provvedimenti annunciati dal Premier. Allarghiamo la garanzia giovani alla fascia 18-29 anni, annuncia Renzi. Il programma dell'Unione Europea per la fascia compresa tra i 18 e i 24 anni, spiega, nasce per garantire ai giovani, entro 4 mesi dal termine degli studi o dalla disoccupazione, una opportunità di lavoro, di proseguimento degli studi. Imprese sociali. Tra gli altri interventi annunciati ci sono, disponibili dal 1 giugno, 500 milioni di fondo per le imprese e per chi vuole crearne di nuove. Previsto anche un aumento di 600 milioni del credito d'imposta per i ricercatori, con l'obiettivo, da qui alla 2018, di creare 100.000 posti di lavoro. Particolare attenzione anche per le piccole e medie imprese. Prevista una riduzione di circa il 10% del costo dell'energia attraverso la rimodulazione del paniere della bolletta energetica. Impegno del governo anche per la scuola. Dal 1 aprile, annuncia Renzi, sarà operativa l'unità di missione per le scuole a Palazzo Chigi, in collaborazione con il MIUR e il Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università. Si tratta di 3 miliardi e mezzo di interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici da spendere subito, uscendo dal patto di stabilità interna. Capitolo casa. Il fondo per l'affitto viene portato a 200 milioni di euro per i prossimi 2 anni. Erano 2 anni, ricordato il ministro per le infrastrutture Lupi, che questo fondo a disposizione dei comuni per aiutare le famiglie non aveva risorse. E poi la lotta agli sprechi. Dal 26 marzo al 16 aprile, sottolinea Renzi, le auto blu, che sono oltre 1.500, andranno all'asta, come abbiamo fatto a Firenze.
I nuovi provvedimenti erano particolarmente attesi sia sul fronte interno come possibile stimolo al rilancio dell'economia, sia come segnale di azione da parte dell'esecutivo per i mercati e partner internazionali, a pochi giorni dall'incontro che il Premier avrà la prossima settimana con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Un altro fronte di interventi sarà quello dell'utilizzo dei fondi europei già stanziati. Tutte le volte diciamo ce lo chiede l'Europa, ha spiegato ancora il Premier, e mettiamo una serie di vincoli. L'Europa ci chiede di spendere bene i soldi che abbiamo bloccato e che investiremo da subito. 3 miliardi di fondi europei. Allora i commenti, senza stare a fare tanti nomi, si dividono in tre sostanzialmente. C'è nella maggioranza soddisfazione e da parte soprattutto del PD si dice interventi sicuramente di sinistra. Da parte dell'opposizione sinistra si dice troppo poco contro la disoccupazione, bene invece l'aumento dei soldi in busta paga per i lavoratori dipendenti. Da parte delle opposizioni di centrodestra si dice impegni interessanti, troppa indeterminatezza, e da parte di alcuni si dice un clima da televendita, per appunto non si capiva se era Renzi o un imbonitore televisivo, ma questo evidentemente sulle modalità dell'annuncio. Più sulla sostanza si può dire che ci si divide in due, ben rappresentati dalle due opinioni che stiamo per sentire. Perché mi ha convinto Renzi, perché non mi ha convinto Renzi. Perché mi convince? Mi convince per la rapidità della conferenza stampa, delle scelte prese, eccetera. Mi convince per quella capacità di chiarezza e di individuare gli obiettivi. Meno tasse sul lavoro, più tasse sulle rendite finanziarie, aiuti alle scuole, aiuti alle famiglie, capacità di individuare anche pezzi di elettorato che non gli appartengono. È interessante vedere che cosa succederà per esempio di quel 10% di sgravi per l'energia, per le imprese, che è una cosa che anche Grillo vuole, o per esempio sui sussidi alla disoccupazione annunciati, perché poi naturalmente per il momento il vero limite della cosa che abbiamo visto oggi è che per la maggior parte si tratta di annunci. Lui dovrà farcela, deve provare a farcela, due mesi di tempo per rendere operative queste scelte. Mi convince poco perché è il primo diapolegge della storia della Repubblica Italiana. Abbiamo visto delle belle slide, ma abbiamo capito poco di come si finanziano gli interventi che ci saranno. E purtroppo queste sono cose importanti, perché da tutte le spiegazioni date dal Presidente del Consiglio io veramente non ho capito quali saranno i veri soldi da trovare per mettere quegli 80 euro nella busta paga degli italiani. Se ci riesce, comunque, è un vantaggio per tutti. E come movimento organizzato il primo a prendere posizione è il Movimento 5 Stelle, che è molto duro. Renzi è come il pesciolino rosso delle sue slide, non ha nulla da dire anche se apre la bocca. Il suo piano per il lavoro e l'economia è fuffa allo stato puro, dice un documento dei deputati del Movimento 5 Stelle. Il taglio delle tasse non ha coperture certe, sulla spending review per esempio siamo già in ritardo e Cottarelli insiste sui 3 miliardi di gettito, benché Padoan e lo stesso Premier vagheggino cifre tra i 5 e i 7 miliardi subito da quest'anno. Questi alcuni passaggi del documento dei deputati del Movimento 5 Stelle, molto duro nei confronti degli impegni presi nella conferenza stampa dal Presidente del Consiglio. Oggi peraltro per Renzi, per la maggioranza, ma anche per quella parte dell'opposizione che ha controfirmato il patto per la legge elettorale, è stato il giorno proprio dell'approvazione di quella legge, dopo giorni difficili, da parte della Camera. Dopo 8 giorni di passione, alla fine la riforma elettorale va approvata poco più di 8 ore fa alla Camera. Ma è più larga intesa, chi vince governa 5 anni, una rivoluzione impressionante, un cambio strutturale, la festeggia Renzi, come vittoria della politica sul disfattismo. Alla fine ha tenuto il patto con Berlusconi, dopo tanti voti segreti al cardiopalma, l'Aula oggi ha approvato la legge a voto palese con 365 sì, PD, Forza Italia e Nuovo Centrodestra, 40 astenuti, deputati di Scelta Civica che pure sono nella maggioranza di governo e altri, 156 contrari, 5 Stelle, SEL, Fratelli d'Italia, Lega, ma anche i centristi governativi e filo proporzionalisti del Gruppo per l'Italia.
All'appello mancano soltanto 24 voti, dissidenti PD in gran parte. I giudizi delle opposizioni sono durissimi. Quello che voi chiamate Italicum, anche con un altro nome, ha sempre il non dolce ma il pesante olezzo di quello che chiamammo Porcellum. La riforma elettorale che Renzi, Berlusconi e Alfano propongono ai cittadini è un'orrenda schifezza, figlia dei loro interessi personali e della loro arroganza. Tiepido il sì del nuovo centrodestra che aspetta la legge al varco del Senato, ok ma migliorabile, avanti, commenta il leader Alfano. Nessuno stravolgimento al Senato tira dalla parte opposta Forza Italia che rivendica le sue responsabilità e festeggia il patto fondativo della riforma, siglato 2 mesi fa nell'incontro al Nazareno tra Renzi e Berlusconi. Se dunque la Terza Repubblica potrà nascere finalmente dalla legittimazione reciproca, dal rispetto reciproco, avremo fatto qualcosa che vale di più di qualsiasi discussione su algoritmi e soglie. Noi vogliamo credere in questo. È partito il treno delle riforme, si associano i democratici che promettono una revisione che sani la ferita della mancata parità di genere. La partita si chiude tra le proteste grilline contro il patto scellerato tra Renzi e Berlusconi. Se la legge, che vale solo per Montecitorio, in attesa dell'abolizione del Senato elettivo, supererà anche lo scoglio del Senato, la prossima Camera sarà eletta con sistema proporzionale in 120 collegi e seggi ripartiti nazionalmente. È previsto un premio di maggioranza per la coalizione che supera il 37% al primo turno, altrimenti sarà ballottaggio tra i primi due arrivati. Soglie di sbarramento fissate al 12% per la coalizione, all'8% per i partiti soli e al 4,5% per i partiti in coalizione. Le liste sono bloccate. Bloccate corte, massimo 6 candidati per collegio. Ogni candidato potrà presentarsi al massimo in 8 collegi. E proprio oggi sempre Renzi ha annunciato che tra 15 giorni sarà presentato anche il progetto di legge costituzionale per l'abolizione del Senato come assemblea elettiva. Per effetto di quella legge, se sarà approvata e quando sarà approvata, il Senato non avrà più la possibilità di votare a sua volta per la legge di fiducia, per la fiducia al governo e per la legge di stabilità. Ad esempio, sarà composto da rappresentanti delle autonomie, per questo la bozza del testo è stata mandata anche ai presidenti dell'ANCI e della conferenza delle regioni, rappresentanti cioè di comuni e regioni stesse. Ma è evidente che il passaggio al Senato della legge elettorale sarà fonte di ulteriori tensioni. Il successo di oggi, il voto finale, non cancella quello che è successo nei giorni scorsi, soprattutto nello stesso partito del Premier. Complotto? Ma quale complotto? Ho salvato il mio cervello per un pelo, non voglio consegnarlo adesso, dice Pierluigi Bersani all'indirizzo di Matteo Renzi. Mi auguro che le misure annunciate vengano fuori, perché le aspettative si sono alzate molto. L'Italicum, con l'intesa Renzi-Berlusconi, continua a lacerare il PD e all'ex sindaco, che guardando dentro al suo partito denuncia il tentativo di farmi fuori e poi sibila secco, politica 1, disfattismo 0, l'ex segretario risponde per le rime. Renzi farebbe bene a ringraziare i deputati che nonostante problemi e obiezioni hanno votato. Io sono leale e positivo, se ho qualcosa da dire la dico a Renzi come la dicevo a Letta. Punto e a capo. Ma la polemica non si ferma, investe l'intero partito, oggi Rosi Bindi ed Enrico Letta non erano neppure in aula per il voto. Francesco Boccia, lettiano, aveva annunciato il suo voto contrario. Sulla legge elettorale è evidente che ci sono molti mal di pancia e ci sono anche dei giudizi negativi, tra questi il mio. Giudizi negativi, ecco quello di Alfredo Dattorre che punta tutto sulla revisione della legge al Senato. Io do per scontato che questi miglioramenti ci saranno al Senato e poi nella successiva lettura alla Camera. E Gianni Cuperlo. Per adesso è un impegno di tutto il PD correggere e migliorare questa legge e penso che da questo punto di vista il Presidente del Consiglio, il Segretario del PD ha tutte le ragioni per ringraziare il comportamento del gruppo parlamentare alla Camera e lascerei da parte le polemiche. E tuttavia, se non sono svanite le polemiche, è invece svanita la grande paura di non fare
farcela alla Camera, dice Matteo Richetti. Questa preoccupazione che a un certo punto mancassero i numeri, non ci fosse la maggioranza, è finita con una votazione molto netta. E Davide Zoggia è sulla stessa linea quando dice che dai e dai, alla fine tutto si è concluso come si doveva concludere. Mi pare che il risultato alla fine sia venuto a casa, ovviamente con sofferenza. Grande sofferenza, perché la legge a detta di tutti o quasi tutti può essere migliorabile e quella ferita sulle quote rosa va sanata. Alessandra Moretti. Non è una legge perfetta, come non lo sono le tante leggi che si fanno, è sempre perfettibile. Io mi auguro che possa essere perfezionata e resa migliore al Senato, soprattutto per quanto concerne la parità di genere. Al Senato dunque si gioca la nuova partita del Partito Democratico, dice Roberto Giachetti, renziano. Speriamo che almeno al Senato la gestione del nostro gruppo sia un poco meno approssimativa di come è stata qui alla Camera. Parole indirizzate al capogruppo PD, Roberto Speranza. Veleni su veleni. C'è il primo giudizio di Susanna Camusso sulle misure del governo. La Camusso tra l'altro sarà ospite stasera, tra poco a 8:30 da Lilli Gruber. Credo che sia molto positiva la scelta di intervenire subito sulla riduzione della tassazione per il lavoro dipendente. Vedo che, aggiunge con una punta di ironia, con una stoccata, vedo che il Presidente ci ha ascoltati. Dei giorni scorsi la polemica sul rapporto tra governo e forze sociali. Ma adesso andiamo a vedere un altro fatto importante della giornata. Per la prima volta dopo 22 anni Totò Riina parla con un suo compagno di carcere intercettato dai microfoni direzionali delle forze dell'ordine, parla dell'attentato a Borsellino e spiega come avvenne. Totò Riina ci scherza sopra col boss pugliese Alberto Lorusso mentre passeggiano nel carcere di Opera durante l'ora d'aria. Fu un colpo di genio, io ho vinto proprio, ho vinto da strafare. Il capo dei capi intercettato parla delle stragi, spiega la sua trovata geniale. Il telecomando che ha azionato la bomba della strage di Via D'Amelio era nel citofono del palazzo della casa della madre di Borsellino. Lo avrebbe azionato probabilmente il giudice stesso, avvisando la mamma del suo arrivo il pomeriggio del 19 luglio 1992, forse dopo un impulso arrivato da un altro dispositivo. La rivelazione è stata anticipata oggi da Repubblica. Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina, i collaboratori di giustizia che hanno ribaltato la verità giudiziaria sulla strage, smentendo il falso pentito Scarantino, non hanno saputo dire chi aveva spinto il pulsante del telecomando. Tranchina aveva detto ai magistrati che il boss Giuseppe Graviano, mente della stagione delle stragi mafiose, s'era nascosto in un giardino. Non gli aveva visto un congegno in mano. Finora i pubblici ministeri credevano che fosse stato lui a dare l'impulso. Ci potrebbe essere stato invece un doppio contatto. I mafiosi erano in grado di fare un congegno del genere e soprattutto di nasconderlo nel citofono della casa della signora Borsellino, o come è stato più volte ipotizzato Cosa Nostra con Borsellino, non fece tutto da sola? Spatuzza ha anche spiegato che il giorno prima, quando la Fiat 126 fu imbottita di tritolo, nel garage girava un uomo che non conosceva e che non era affiliato alla mafia. Altro mistero, è provato che il pomeriggio dell'attentato una voce maschile annunciò a un operatore del 113: fra mezz'ora esploderà una bomba sotto di voi. La telefonata anonima venne riportata in una relazione inviata al capo della squadra mobile. Il nastro con l'audio della chiamata avrebbe dovuto essere sequestrato, non si trova. Ha senso che un mafioso avvisi la polizia poco prima di una strage? È solo una coincidenza? Oppure c'è stato qualcun altro fra le istituzioni che sapeva della bomba e ha provato alla fine a fermare l'attentato? A 4 giorni dal referendum sull'annessione della Crimea alla Russia ci sono 2 moniti che arrivano verso Mosca e anche verso Simferopoli, la capitale della Crimea. Vengono dal G7 e dall'Unione Europea. Dice Juan Manuel Barroso, capo della Commissione europea, la Russia deve interrompere ogni sforzo mirato all'annessione della Crimea. È semplicemente inaccettabile quel che sta accadendo. Il referendum prossimo è illegittimo, illegale, è in contraddizione con la Costituzione ucraina e con le leggi internazionali. Questo è il messaggio dell'Unione europea e del G7, a cui nelle ore si è aggiunta l'ascesa in campo ulteriore della Casa Bianca nella crisi e sempre al fianco dell'UE. Al referendum, si dice, non verrà riconosciuto alcun valore.
valore legale. Cosa potrebbe significare nella sostanza non è ancora totalmente chiaro. Prova a spiegarlo William Hogg, capo della diplomazia britannica, che dice: se le cose andranno come sembra, ovvero vittoria dei secessionisti, grazie ad un voto illegale, si dovrà intervenire sulle risorse economiche russe all'estero a colpi di congelamenti di conti, di divieti d'ingresso nei paesi dell'Unione, ma bisogna continuare a lavorare con la diplomazia per disinnescare la situazione. Posizioni dunque ufficiali e di peso, ma il fermento in Crimea tra chi vede il ritorno a Mosca oramai alle porte resta alto. Nel giorno del referendum i cieli sopra la penisola saranno interdetti al volo e, aggiunge il primo ministro della Crimea, Aksionov, resta aperta l'ipotesi di assorbire le unità navali ucraine ancora nel porto di Sebastopoli, ma di fatto bloccate dalla flotta russa che ha qui la sua base principale, e stessa sorte potrebbe toccare ai giacimenti minerari e alle centrali elettriche e solari. Il referendum per volere di Mosca sarà monitorato da almeno 25 deputati della Duma, la Camera Bassa russa, mentre è stato vietato l'ingresso in Crimea agli osservatori della CSE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Oggi ore veramente di paura, e non soltanto negli Stati Uniti. Esplode un palazzo a Manhattan e non si capisce perché. Si scoprirà poi che è una fuga di gas, si scoprirà poi anche però che ci sono vittime e dispersi. Uno scoppio fortissimo e immediato, il crollo che uccide due donne e ferisce almeno 18 persone, quattro delle quali in modo grave. Numerosi i dispersi. A New York sono le 9:30 del mattino, le 14:30 italiane, quando nella parte alta di Manhattan, zona est di Harlem, tra la 116esima strada e Park Avenue, due palazzi di 5 piani si disintegrano. E la paura di un attentato torna subito, anche se la causa della tragedia sembra essere una fuga di gas. In pochi minuti dalla skyline cittadina si levano le fiamme e una colonna di fumo bianco avvolge tutto. Oltre 170 pompieri si precipitano sul posto per spegnere l'incendio e mettere in salvo chi è rimasto intrappolato. I marciapiedi degli isolati vicini si ricoprono di vetri e macerie. I poliziotti consegnano mascherine antigas agli abitanti e a chi si trova a passare per l'area. Ero nella camera da letto quando ho sentito lo scoppio. Ha scosso l'intero edificio. Si potevano sentire le vibrazioni che attraversavano il palazzo, racconta un giovane testimone di 26 anni che vive a meno di 10 isolati di distanza dai condomini crollati. Il fuoco ha consumato prima un palazzo e poi si è trasferito a quello vicino, precisa. Poco distante ci sono i binari della Metro Nord che trasporta ogni giorno migliaia di pendolari. Il servizio viene sospeso dalla stazione Grand Central su tutte e tre le linee per rimuovere i detriti. E non solo. L'esplosione ha coinvolto anche molte palazzine vicine, tra cui alcuni appartamenti, una chiesa e un negozio di pianoforti. Testimoni raccontano che 5 mesi fa, in uno degli edifici crollati, c'era già stata una fuga di gas. È una tragedia della peggior specie, dice in conferenza stampa il sindaco di New York, Bill de Blasio, perché non c'è stato tempo sufficiente per salvare gli abitanti dei due palazzi. 15 minuti prima dello scoppio, spiega, alla compagnia con Edison era arrivata la segnalazione della fuga di gas, ma l'esplosione è avvenuta mentre la squadra di tecnici addetti alle verifiche stava raggiungendo gli edifici. Allora, delle misure del governo si parlerà fatalmente subito dopo il telegiornale a 8:30, ospiti il Gruber. Come detto c'è Susanna Camusso, ma ci sono anche Filippo Taddei, che è responsabile economico nella segreteria del Partito Democratico, e Lidia Undiemi, un economista che diciamo sta alla sinistra di questo governo, per intenderci. Dopo però fatalmente si parla ancora di quel che è successo oggi, perché alle invasioni barbariche il primo ospite di Daria Bignardi e Maria Elena Boschi, ministro delle riforme, ma ci sono anche Luca Ricolfi, Ornella Banoni, Renzo Rubino, Mara Venier e Claudio Amendola. Ci fermiamo. Infine le borse. Milano ha chiuso a meno 0,25, ma nel resto d'Europa, occorre dirlo, è andata anche peggio. E per quanto riguarda invece Wall Street, in questo momento il Dow Jones sta perdendo lo 0,32, il Nasdaq è in attivo dello 0,08. È tutto, 8:30, invasioni barbariche, ci vediamo domani sera. Buonasera.